volevo parlarvi un po' del basilico, siccome è utilizzato tantissimo, come ben sapete, in cucina e tanti lo cercano di coltivarlo, compresa mia mamma, mia nonna, però con difficoltà, nel senso che di solito si compra il piantino di basilico, si trapianta e poi ci sono dei problemi enormi sulla gestione dell'acqua. O c'è troppa acqua quindi la pianta appassisce, o c'è troppo poca acqua quindi la pianta secca, ne risente, non si riesce mai a trovare il giusto compromesso di umidità all'interno del terreno. È abbastanza complesso, ecco, diciamo, cioè, sembra semplice, però è molto, molto suscettibile agli sbalzi idrici, quindi sicuramente il metodo idroponico è un metodo che conviene tantissimo, poiché le radici, essendo immerse in acqua, l'apporto di ossigeno è massimo e, come potete vedere, le piante stanno crescendo benissimo. Queste piantine qui le ho messe prima, difatti, come potete vedere, sono già un po' più cresciute, stavano già buttando i fiori e ovviamente si devono togliere perché così si stimola la proliferazione vegetale. Queste piantine più avanti le ho messe da poco, quella là è una pianta di basilico viola, la assaggiamo appena è possibile. E le ho messe sono un po' più piccole perché le ho messe un po' dopo. Il principio è lo stesso, quindi sempre una vasca idroponica con all'interno una pietra ossigenatrice e concimi. In questo caso ho utilizzato i concimi di greenhouse, i powder feeding, grow, poiché è una pianta che vegeta, ho bisogno che vegeti, che non fiorisca, quindi l'apporto di concime del grow, della loro linea, è adatto alla fase vegetativa delle piante, quindi sicuramente è un apporto di azoto leggermente superiore e funziona veramente bene. Come potete vedere, le radici sono sane, bianche. Il basilico non produce radici lunghissime, ma molto, molto fitte e molto dense, attaccate al collo al collo radicale, diciamo, dove la pianta genera le radici. Sta crescendo bene, vi garantisco che l'altro anno ho prodotto delle piante di queste dimensioni, ho fatto il pesto per tutto l'inverno, buonissimo, veramente ottimo. L'unica cosa da fare attenzione è che, essendo così le radici, è un problema poi andarla a rimettere all'interno, perché si rischia di romperle, quindi bisogna fare attenzione. Consiglio di girare il piantino mentre si inseriscono, così le radici si incalzano e entrano all'interno della soluzione nutritiva senza problemi. Mi raccomando, tenere il più pulito possibile le vasche in modo tale che lo sporco non entri all'interno della vasca idroponica e non inquini l'acqua e non la sporchi. In questo modo, portando ossigeno e nutrimento al basilico, cresce divinamente, veramente non si riscontrano mai problemi, la pianta cresce benissimo. Tenete conto che in una settimana e mezza ha raddoppiato la dimensione, adesso crescerà a livello esponenziale. Farò magari un video di aggiornamento su tutte le coltivazioni che farò vedere nel video corso, in modo tale da farvi vedere prima e dopo la crescita come è avvenuta.